13 settembre del 2016 la polizia di Ashland in Ohio nel nord-est degli Stati Uniti ricevette una telefonata da una donna che sussurrando disse di essere stata rapita e legata da un uomo. Quello che l'operatore del 911 non sapeva era che il suo rapitore stava dormendo a pochi metri da lei e che la donna aveva approfittato di quel momento per chiedere aiuto. 911. What is the address to your emergency? 5th Plus Street Laundry Mat. What is it? 4th Street Laundry Mat. <laughs> What's the I'm abducted. Who abducted you? Sean great. Where's he at now? Asleep. Where's he sleeping at? In the bedroom. In what bedroom? There's two houses right by the laundry street, and it's in one of those houses. La vittima cerca di descrivere l'uomo che la tiene prigioniera e dà indicazioni all'operatore sulla casa in cui è trattenuta contro la sua volontà. Dice che l'abitazione si trova vicino a una lavanderia a gettoni della Fourth Street. Quando le autorità dell'Ohio entrarono in quella casa, non avevano idea dell'orrore che avrebbero trovato. La polizia scoprì che la donna che aveva fatto la chiamata al 911 avrebbe potuto diventare l'ultima vittima di un assassino. Un pericoloso serial killer che era responsabile della morte di almeno cinque donne scomparse nell'Ohio. La persona che aveva commesso quei crimini era un uomo di nome Sean Grate e aveva alle spalle un'infanzia fatta di violenza, piccoli crimini e lunghi periodi di vagabondaggio. Era nato a Ashland, una piccola comunità dell'Ohio, l'8 agosto del 1976 ed era il figlio più giovane di Teresa McFarland e Terry Great. Pochi giorni prima del suo sesto compleanno i suoi genitori divorziarono e lui andò a vivere con sua madre. Da adolescente Sean piaceva, in particolare alle ragazze, era simpatico, sempre sorridente. Quel sorriso però mascherava una rabbia interiore e una inquietudine che più tardi sarebbero esplose in tutta la loro devastante violenza. La sorellastra di Sean, Barbara, descrisse suo fratello minore come un bambino con molte difficoltà di apprendimento. Era un appassionato giocatore di baseball, ma dopo i 14 anni scoprì di avere un tumore al braccio. L'operazione a cui venne sottoposto gli impedì di continuare a giocare. Lo psicologo clinico che si occupò del giovane Sean Great, il dottor John Fabian, lo descrisse come un giovane dalla vita tumultuosa e caotica e che aveva manifestato più volte la volontà di uccidere sua madre. Quando gli investigatori iniziarono a svelare il passato di Sean scoprirono del suo rapporto complicato con le donne. All'età di 18 anni fu denunciato per aver tentato di soffocare la sua fidanzata. Quando ne aveva ventitré, aggredì un'altra giovane donna. Questa volta la vittima era una ragazza di diciotto anni, incinta. Mesi dopo, prese in ostaggio la ragazza e sua sorella con un coltello da macellaio. Sebbene le donne siano fuggite e fisicamente illese, dissero alla polizia che il giovane le aveva minacciate di morte. Durante lo studio del caso di Sean Great, Tristin Kilgellon, assistente professore di giustizia penale all'Università dell'Ohio, notò che la violenza del giovane si manifestava quasi esclusivamente nei confronti delle donne e quando Sean diventò adulto i suoi crimini furono segnati da una incontenibile e crescente violenza. Passò dal soffocare una donna al minacciarne un'altra con un coltello. Poi nel 2003 aggredì sessualmente la madre di uno dei suoi tre figli. Tuttavia, fino a questo momento si parla di violenza all'interno delle mura domestiche, solo nel 2010 fu accusato di aver aggredito fisicamente un'altra donna con la quale aveva una relazione a lungo termine. La donna in quel caso riportò ferite gravi. Sebbene avesse commesso molteplici atti di violenza contro le donne dai diciott'anni in poi, Sean Great fu denunciato per solo uno di quei reati. Fu più volte incarcerato, ma solo per brevi periodi di tempo. Tuttavia, i crimini che aveva commesso, seppur piccoli, risultavano sulla sua fedina penale. Nel 1996, quando aveva vent'anni, lui e un altro furono entrambi arrestati per furto con scasso. Dopo aver scontato solo sette mesi di una condanna che prevedeva quattro anni, Great fu rilasciato verso la fine del 1997 in libertà condizionata. L'aggressione del 1999 in cui minacciò la sua ragazza incinta con un coltello portò alla revoca della condizionale ricevuta per il reato di furto con scasso. Questo fece sì che tornasse in prigione per scontare il resto della sua condanna a quattro anni. Questo periodo in prigione fu il più lungo che Sean avrebbe scontato dietro le sbarre fino al suo definitivo arresto nel 2016 per omicidio e rapimento. A questo punto viene da chiedersi ma se le condanne a suo carico fossero state più severe gli avrebbero impedito di commettere quegli orribili crimini che fece in seguito. Alla fine erano state molteplici le aggressioni e le minacce contro le giovani donne con cui usciva. La vita di almeno una si sarebbe potuta risparmiare. Comunque sia Great fu scarcerato nel 2003 e sarebbe rimasto un uomo libero fino a quella quell'agghiacciante chiamata al 911 fatta dalla sua ultima vittima di violenza nel settembre del 2016. Coloro che lo hanno conosciuto negli anni precedenti al suo arresto definitivo lo dipingevano come un uomo mentalmente disturbato. Amber Bowman era una delle ex di Great. I due avevano divorziato poco dopo che la coppia aveva iniziato a frequentarsi nel 2011. La donna lo descrisse come un uomo inizialmente amorevole che presto si era trasformato in violento e ossessivo. Sebbene condividessero un figlio, la donna chiese il divorzio nel 2012. Poco dopo il giudice ordinò un ordine restrittivo nei confronti del suo ex marito. Sean non la prese bene e minacciò la sua ex moglie con frasi inquietanti che non promettevano niente di buono. Quasi tutte le persone che avevano avuto rapporti con lui lo descrivevano come un opportunista e manipolatore. Lui pensava solo ai suoi interessi e credeva alle bugie che raccontava. Un padrone di casa dell'Ohio affermò di aver visto Great tentare di convincere molte delle sue inquiline a lasciarlo andare a vivere con loro. Un'amica del giovane negli anni novanta notò che il suo comportamento era diventato più strano dopo aver compiuto i vent'anni. In seguito Great trovò un amico che poi lo abbandonò a causa delle sue stranezze. Insomma, la sua personalità a dir poco asociale lo portò a fare il vuoto attorno a sé. Quello che nessuno sapeva, però, era che la vita criminale del giovane stava per fare un inquietante salto di qualità. Anche se le indagini rivelarono la sua indole di assassino a sangue freddo, nel 2016 vagava come un uomo libero quando l'operatore del 911 rispose a quella telefonata scioccante. Quella donna che sfuggì per un pelo alla furia omicida di Sean Great segnò il destino del suo aggressore con la sua testimonianza contro di lui in tribunale. Ma quando gli agenti arrivarono in quella casa, trovarono qualcosa che li fece inorridire. Come abbiamo visto, nella sua chiamata al 911, la donna fu in grado di dare indicazioni precise alla polizia sulla casa dove era tenuta prigioniera da Great. La vittima in seguito raccontò di aver vissuto un momento terrificante quando durante la chiamata l'uomo si svegliò momentaneamente prima di riaddormentarsi. La polizia ad ogni modo entrò in casa e arrestò il killer senza ulteriori danni alla vittima. Nella casa i poliziotti trovarono i resti in decomposizione di due donne uccise da Great in precedenza. Una fu identificata come la ventinovenne Elizabeth Griffith di Ashland, Ohio. La donna era stata denunciata come scomparsa un mese prima. Il dottor Todd Barr, un vice medico legale della contea di Cuyahoga, testimoniò che il corpo della donna fu trovato in avanzato stato di decomposizione che si trovava in un armadio al piano di sopra, dietro una porta che era stata sigillata con il nastro adesivo. Bar testimoniò che i funzionari dovettero usare le impronte dentali per identificarla. La vittima era avvolta in vari indumenti che le tenevano le braccia e le gambe dietro la schiena. Le mani erano legate con una maglietta a righe rosse e bianche poi aveva anche un pezzo di tessuto nero che era avvolto intorno alla sua caviglia destra che si estendeva sotto quella maglietta a strisce rosse e bianche passando intorno al collo e alla schiena. Secondo le autorità, Elizabeth Griffith era stata strangolata a morte. Il secondo corpo scoperto fu quello di Stacy Stanley. La madre di 43 anni era stata denunciata come scomparsa una settimana prima che il suo corpo fosse ritrovato all'interno di quella casa. La donna fu vista l'ultima volta mentre cambiava una gomma a terra non molto lontano da lì. Sebbene il suo veicolo sia stato ritrovato poco dopo su un'altra strada da Ashland, non c'era traccia della vittima fino a quando gli investigatori non hanno individuato il suo cadavere. I pubblici ministeri accusarono Great di un totale di ventitré capi di imputazione. I due omicidi di Elizabeth Griffith e Stacy Stanley, nonché il rapimento e l'aggressione sessuale della donna che aveva permesso alla polizia di catturare l'assassino. Ad ogni modo, i due omicidi sarebbero stati sufficienti alla corte dell'Ohio per chiedere la pena di morte contro l'imputato. Nella migliore delle ipotesi, comunque, Graith avrebbe passato il resto della sua vita in prigione. Insomma, i pubblici ministeri avevano le prove sufficienti per rinchiuderlo in carcere fino alla fine dei suoi giorni. Restava una domanda sul killer: quante erano davvero le persone che aveva ucciso? Secondo quanto è emerso in seguito, Great avrebbe confessato in prigione altri tre omicidi. Dopo la sua accusa, l'uomo ricevette una lettera dalla giornalista Megan Heikey che gli chiedeva un'intervista. Dopo un fitto scambio di lettere, alla fine lui accettò di parlare. Dopo il suo arresto, Great avrebbe rivelato allo sceriffo della contea di Marion, Tim Bailey, di aver commesso altri omicidi. In un'altra intervista con l'assassino, una giornalista fu in grado di ottenere la sua confessione, durante la quale rivelò dettagli importanti dei suoi crimini. Il killer raccontò di una certa Dana Nicole Lowery, una ragazza che vendeva abbonamenti a delle riviste nel suo quartiere. La madre di Grate aveva acquistato uno di quegli abbonamenti. Ma quando la rivista non arrivò nei tempi previsti, Sean Great andò a cercare Dana e la convinse a salire in macchina con la promessa che le avrebbe comprato delle riviste. La povera ragazza non sapeva che nessuno l'avrebbe più rivista viva. L'uomo la pugnalò alla gola e abbandonò il suo corpo sul ciglio della strada. I suoi resti furono trovati solo nel 2007, due anni dopo il suo omicidio. La confessione di Grace aiutò gli investigatori a identificare la donna che era rimasta sconosciuta per quasi un decennio prima che gli investigatori arrestassero l'assassino nel 2016. In quella stessa intervista, Grace confessò anche gli omicidi di altre due donne, Candace Cunningham e Rebecca Lacey. Insomma, ormai il killer era un fiume in piena, deciso a confessare tutti i suoi orribili crimini. Quello che fino a quel momento non aveva ancora rivelato era il movente dei suoi omicidi. I motivi che spingono un serial killer a uccidere sono molti, come sappiamo, ma la causa che aveva scatenato la follia omicida di Sean Great era più unica che rara tra gli assassini seriali. Nelle lettere inviate alla giornalista Megan Haike, l'uomo rivelò di aver fatto chiarezza sui motivi che lo avevano portato a uccidere tutte quelle donne e di avere ora una visione chiara del perché. Disse che tutte le sue vittime erano aiutate dall'assistenza pubblica e ricevevano un aiuto economico dal governo. Secondo Great questo rendeva ognuna di loro priva di dignità. Insomma, solo il fatto che avessero cominciato a ricevere l'assegno mensile dallo Stato, secondo Greit, giustificava l'uccisione. Un movente alquanto discutibile, sarebbe interessante sapere cosa ne pensa uno psichiatra di questo. Stranamente Greit ammise in quelle lettere inviate alla giornalista di essere stato a sua volta il destinatario di assegni governativi. L'uomo rivelò come l'importo mensile fosse inferiore a 200 dollari e si lamentò del fatto che una delle sue vittime in quel periodo ricevesse quasi quattro volte di più. Alla fine le famiglie delle donne uccise da Sean Great hanno ricevuto giustizia il 7 maggio del 2018 quando una giuria dell'Ohio ha dichiarato l'assassino colpevole di otto capi di imputazione. Questi includevano l'omicidio aggravato e il rapimento di Elizabeth Griffith, il rapimento e l'uccisione di Stacy Stanley, due imputazioni per omicidio aggravato, poi tutta una serie di accuse per reati minori. Great si dichiarò colpevole per tutti i capi di imputazione durante il processo e meno di un mese dopo l'uomo fu condannato a morte da un giudice. Ma i suoi giorni in tribunale come imputato erano tutt'altro che finiti. I pubblici ministeri lo accusarono degli altri tre omicidi confessati nel corso della sua intervista in carcere. Nel marzo del 2019 Great si è dichiarato colpevole degli omicidi di Candace Cunningham e Rebecca Lacy. Per quei crimini è stato condannato all'ergastolo senza condizionale. Nel settembre dello stesso anno l'assassino era di nuovo in tribunale questa volta per l'omicidio di Dana Nicole Lowery per il quale si è dichiarato colpevole di omicidio aggravato ed è stato condannato all'ergastolo senza condizionale più altri sedici anni. A questo punto, il destino di Sean Great sembra segnato. Come abbiamo visto, la Corte Suprema dell'Ohio lo ha condannato alla pena capitale tramite iniezione letale. Attualmente il killer è detenuto presso un carcere di media sicurezza dello stato e il suo team legale ha presentato ricorso contro la condanna a morte presso la Corte Suprema. Per questo motivo la sua data di esecuzione inizialmente prevista per il 13 settembre del 2018 è stata sospesa. Se il suo ricorso non fosse accolto, Great sarà giustiziato nel 2025. Fatemi sapere la vostra opinione su questo caso nei commenti, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Alla prossima!